Si intensifica la coreografia di mezzi corazzati e blindati nelle strade di Yangon, mentre non cessano le proteste contro il golpe militare che ha incarcerato il governo e in successione chiuso internet. La repressione contro la resistenza popolare è in corso. Le preoccupazioni internazionali sono esternate dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Myanmar, Tom Andrews, che accusa i generali di dichiarare la guerra al popolo. La presidente eletta democraticamente, Aung San Suu Kyi, rimane agli arresti domiciliari in virtù di un ordine di custodia cautelare in scadenza che riposa sul possesso illegale di walkie-talkie importati senza essere stati registrati. La giustizia dovrebbe decidere oggi su questa accusa. Intanto i primi morti ci sono stati. Una giovane donna è stata uccisa durante una manifestazione dei giorni scorsi, con le autorità che cercano adesso di evitarne i funerali. Il sentimento comune è quello di non tornare agli anni bui della dittatura e si riflette sull'uso strumentale del discredito internazionale che negli ultimi tempi si era abbattuto sulla presidente Aung San Suu Kyi.